Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Buonasera, benvenuti a Due in diretta, trasmissione settimanale di Lucca, di approfondimento su tematiche provinciali, tematiche importanti che riguardano un po' la vita di tutti i giorni. Questa sera con noi il sindaco di Altopascio e consigliere provinciale Maurizio Marchetti, che buonasera. Ringraziamo di essere presente. Chiaramente, insomma, gli obblighi giornalistici indicherebbero nell'utilizzo del lei, conoscendolo da tantissimi anni, non mi verrebbe nemmeno naturale, quindi scuserete il tono più confidenziale di questo incontro, ma è dettato da tanti anni di conoscenza, così come tante altre persone. Allora, durante questa puntata tratteremo tanti argomenti. Ho detto in precedenza, sindaco di Altopascio, a capo di una lista civica che dal 93 guida ininterrottamente il comune, quindi possiamo approfondire molti temi inerenti all'amministrazione, ma anche parlare di politica più in generale, perché Maurizio Marchetti è stato in tutte le tornate elettorali provinciali il consigliere provinciale più votato nell'ambito dello schieramento del centrodestra, rappresentando Forza Italia. Quindi partirei proprio da questo, parlando di attualità, perché tutti i giorni leggiamo, sentiamo della difficoltà del centrodestra di trovare un candidato per le regionali, e questo credo che, insomma, sia abbastanza paradossale, visto che, insomma, per la storia, per tanti anni di politica a livello nazionale, ci si aspetterebbe che il centrodestra potesse presentare per tempo un candidato a presidente della regione, magari perdente, ma che possa dare delle indicazioni. Sì, in teoria diciamo che dovrebbe essere così, no, ma indubbiamente il quadro nazionale in questo momento è un po', diciamo, per il centrodestra indubbiamente in difficoltà. A livello nazionale c'è stata questa storia che tutti abbiamo seguito puntualmente sui giornali ed in televisione, legata ad un accordo che così chiamato il patto del Nazareno, accordo che poi non è andato in porto. Vabbè, secondo me non c'era poi neanche tanto da meravigliarsi, perché indubbiamente io credo che l'attuale premier, che indubbiamente a livello televisivo risulta particolarmente dinamico, particolarmente propositivo, e comunque, ecco, l'impressione è quella di una voglia di fare, no? Che sicuramente c'è, ma che poi ha difficoltà indubbiamente a metterla in atto. Non credo che si possa ritenere uno che in qualche maniera si può fare un patto, si può fare un accordo, si può andare a stabilire determinate cose. Credo che Enrico Letta ce ne possa dare sicuramente una testimonianza di questo, no? Dove Enrico Letta è stato detto il giorno prima stai sereno, e il giorno dopo quello star sereno si era trasformato in una sfiducia al governo Letta da parte del proprio partito e da parte del proprio segretario di partito, finalizzato ovviamente a prendere il suo posto. Che dico, è chiaro che il soggetto è indubbiamente questo, è un soggetto che mira principalmente così a quello che può essere, politicamente parlando, un interesse proprio, e pertanto poi alla fine se i patti, gli accordi politici su quelle che possono essere riforme, su quelle che possono essere eventualmente nomine per quanto riguarda il Presidente della Repubblica in qualche maniera vanno a finir male, io credo che non c'è poi da meravigliarsi. Mi meraviglia chi in qualche modo, non tanto nel Presidente Berlusconi, ma avesse creduto che questi accordi poi
andassero in fondo. Ecco, questo è quanto. Io dico, in questo quadro politico, dove indubbiamente anche gli accordi con Lega da una parte, NCD dall'altra con l'UDC sono difficoltosi, perché da una parte abbiamo l'NCD che è all'interno del governo, dall'altra parte per queste regionali ovviamente, anche per il nome che porta, che è quello del nuovo centrodestra, corre all'interno di uno schieramento di centrodestra, dall'altro lato la Lega che indubbiamente, vivendo un momento positivo, sicuramente molto diverso dall'ultima era Bossi, si sente particolarmente forte, ma semplicemente per il fatto che ha un leader che fa opposizione, cosa che non esiste dalle altre parti, ma mi auguro che da oggi cominci a esistere, perché poi alla fine chi è all'opposizione è giusto che faccia l'opposizione, non che in qualche modo tenga un atteggiamento ambiguo, perché ritengo che l'atteggiamento che ha tenuto Forza Italia in questo periodo, probabilmente proprio legato a questi accordi, è stato un atteggiamento che non è stato né di maggioranza né di opposizione, ma lì in una posizione, una sorta di limbo politico, e che diciamo sia un leader che fa opposizione ed ha un leader che in qualche maniera tutte quelle persone, che sono tante, molte, indubbiamente scontente di queste promesse e poi non realizzate da parte del governo Renzi, in qualche modo votano nel centrodestra e vedono ripetutamente un unico oppositore, perciò la Lega si sente forte in qualche maniera. Inizialmente aveva fatto un accordo con Forza Italia, successivamente aveva dichiarato che sarebbe andata per conto suo, ora risiamo nuovamente a un accordo. Questo fa passare i tempi, i tempi che poi dovrebbero invece essere stretti, perché a questo punto dovevano essere già decise le coalizioni, doveva essere già deciso il candidato alla presidenza della regione, e ovviamente provoca dello scontento, del malessere in tutti, e io sono fra questi, ecco. Ecco, ma chi sarebbe il candidato ideale di Maurizio Marchetti per la presidenza della regione Toscana, fermo restando il fatto che si va e si parla di uno che è destinato ad arrivare secondo, insomma, se tutto va come deve andare, anche se diciamo c'è la grande incognita dell'affluenza alle urne, che nelle ultime tornate elettorali ha dimostrato di essere in forte calo ovunque. Sì, infatti io credo che indubbiamente questa incertezza che da una parte c'è da capire quello che sarà il risultato del Movimento 5 Stelle. Indubbiamente un Movimento 5 Stelle che ha avuto sicuramente un grande risultato alle ultime politiche, e di conseguenza sulla scia di quello io credo che questo consenso, con quello che è successo e con quello che sta succedendo, io credo che sia un consenso che vada calando. C'è da capire quanto, intanto. Che dico, questa è una prima incognita. L'altra incognita, proprio in riferimento al fatto di uno schieramento che se tutto il centrodestra in qualche modo è unito con la Lega, indubbiamente penso che si parli proprio di un secondo posto sicuro, diciamo così. Se invece il centrodestra va frammentato, io non sarei proprio così sicuro di parlare di un centrodestra che sicuramente arrivi secondo. Perciò in questa situazione, dove indubbiamente, e qui mi riferisco a quelli che saranno poi i prossimi consiglieri regionali, in una situazione del genere, dove ad oggi insomma siamo ormai alla metà del mese di febbraio, si vota alla metà di maggio e siamo così ancora a sapere qual è il candidato alla presidenza. Questo può essere da una parte questo ennesimo grossetano, no? Perché ormai siamo al terzo candidato alla presidenza, come se diciamo la zona della Maremma e di Grosseto fosse una sorta di area fertile, no? Per i candidati alla presidenza della regione Toscana. Dai risultati non si direbbe. Sì, fertile per la candidatura, sicuramente meno fertile per quanto riguarda il risultato.
Perciò dopo aver candidato il primo che era Antichi, il secondo che era la Monica Faenzi, dice, come si dice, non c'è due senza tre, e sa approvare anche il terzo. Ora io mi sembra questo ovviamente un qualche cosa, diciamo, di difficile da capire, molto difficile da capire, questo sicuramente. E quindi difficile anche da portare in giro poi, sì, un campagna elettorale. E diciamo difficile anche da votare, diciamo così, per metterlo insieme, no? E questo è il primo punto. Oppure, se il candidato sarà un candidato espressione della Lega, e qui addirittura siamo nel mondo degli anti-euro, con un economista che non è toscano, che viene dalla Lombardia, che però ha una casa in Toscana e che ama molto la Toscana. Ah, ecco, allora. E questo non è poca cosa, perché sarebbe stato il massimo che la odiasse anche la Toscana, no? Sarebbe stato il massimo. Che dico, ecco, in questo quadro siamo pronti anche ad aspettarci appunto questo economista che ha principalmente nei suoi obiettivi quello di fare una politica anche anti-euro. E dico, ma e qui, dico, poi alla fine si potrebbe trovare, no, anche una parte di persone che indubbiamente, perché dico moltissime, dall'azienda alle famiglie, purtroppo stiamo vivendo una situazione di estrema difficoltà, e molti, e io dico sono anch'io uno di quelli, non diciamo dichiaratamente anti-euro, ma sicuramente che se facciamo un passo indietro e andiamo a ricordarci di quello che è stato un cambio dell'euro, sicuramente un cambio non favorevole a noi. Perciò ecco, certe posizioni anti-euro, quando poi stanno portando piano piano l'Italia ad una situazione di difficoltà e di povertà, le posso anche comprendere. Perciò dico, vedremo quello che ci aspetta, ecco, in termini di candidati. Mi dispiace essere qui oggi e a distanza di pochi mesi dalle elezioni regionali, e in qualche maniera non essere nelle condizioni di fare delle considerazioni o delle valutazioni in una direzione, no? In una direzione legata a quelle che sono state le scelte reali. Ad oggi io non ne sono a conoscenza. Ecco, quindi un Maurizio Marchetti molto critico, diciamo, anche nei confronti del suo schieramento politico. Abbiamo anche, insomma, sentito qualche frecciata relativamente alla scelta di un candidato proveniente dalla Lombardia, da lontano, per quanto riguarda la Lega. Ci fermiamo per il primo break pubblicitario, torniamo fra pochi secondi con Due in diretta con il sindaco d'Alto Pascio, Maurizio Marchetti. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Seconda parte di Due in diretta qui su Di Lucca con il sindaco di Alto Pascio e il consigliere provinciale Maurizio Marchetti. Durante la prima parte abbiamo analizzato in modo molto critico, bisogna dire, la situazione del centrodestra alla vigilia di questa consultazione elettorale regionale, che vede la compagine, diciamo, alla quale fa riferimento Marchetti, a essere ancora priva del candidato e anche di prospettive politiche e anche programmatiche. Ma ora abbandoniamo questo argomento, dopo aver sentito appunto che lo stesso Maurizio Marchetti è stato molto molto critico nei confronti di tutta la situazione, e parliamo del Comune di Alto Pascio, dove l'aspetto cambia, nel senso che se, diciamo, come consigliere provinciale Marchetti fa politica e porta avanti il suo anche il suo impegno nel centrodestra, a livello locale e la compagine che rappresenta ormai dal 1993, infatti questo è il suo quarto mandato da sindaco, è una lista civica.
Perché una lista civica? Ma niente, il momento in cui nacque era un momento molto particolare. Venivamo fuori da Tangentopoli, in qualche maniera i partiti storici erano di per sé, ormai si erano sciolti, no? Ma sciolti sotto l'azione della magistratura, ovviamente. E perciò, niente, in quel momento, anche in virtù della legge 81 sull'elezione diretta del sindaco, che ricordo nel 93 era cosa di pochi mesi prima, e niente, fu deciso che l'opportunità di andare su una lista civica che in qualche modo già da quel tempo raggruppasse le forze di centrodestra, ma indubbiamente sotto uno schieramento civico. Niente, in quell'occasione, diciamo, la nostra lista, ma si parla del 1993, è quella che capì un po' il criterio della legge, che era quello che per i comuni sotto 15.000 abitanti non era assolutamente opportuno, come dire, frammentarsi, e in quel modo creammo un'aggregazione che poi è stata un'aggregazione che è risultata vincente nel 93, nel 97, nel 2001, nel 2006, nel 2011, e ora vediamo ovviamente nel 2016 cosa succederà, ma insomma indubbiamente è un raggruppamento civico che di per sé ha già fatto storia sicuramente nel Comune d'Alto Pascio. Parlando ora di situazioni amministrative recenti, anche di notizie che sono rimbalzate in questi giorni, una che ha fatto particolarmente piacere a Marchetti e alla sua compagine è sicuramente quella dello studio di Banca Italia, che ha messo in evidenza come Alto Pascio sia il paese, almeno della provincia di Lucca, che fa pagare meno tasse ai cittadini. Credo che sia per un amministratore una bella soddisfazione. I tempi attuali sono difficili per tutti e lo sono anche per le amministrazioni, indubbiamente. Credo che per un comune come quello d'Alto Pascio, ma non soltanto per il comune d'Alto Pascio, il patto di stabilità di cui tante volte si parla, molti che ascoltano dicono ma che robè, no? In qualche maniera è un modo per contenere la spesa pubblica, e più che contenere la spesa pubblica limita gli investimenti. Credo che sia uno sicuramente dei nostri principali problemi, delle difficoltà italiane, perché se in qualche modo si riesce a far partire la spesa pubblica in termini di appalti pubblici, probabilmente un segnale quantomeno al settore edilizio riusciamo a darlo. In questo modo non ci sono enti che appaltano grandi opere in maniera minimale, perché il patto di stabilità ne limita indubbiamente il raggio di azione, il raggio di poter appaltare. Niente, in questo contesto, ma analizzando più che altro quello che sta accadendo, e prima parlavo di difficoltà per tutti, per le famiglie, per le aziende, per le amministrazioni e per chiunque altro, e indubbiamente è una difficoltà che sta portando e sta alzando la percentuale di povertà a livello nazionale. Perciò in quest'ottica noi una strategia, un obiettivo politico che ci siamo dati è stato quello, da una parte, di investire nel sociale, cioè a livello di bilancio destinare risorse maggiori al sociale per aiutare quelle famiglie che hanno certe necessità in termini di pagamento delle bollette, in termini di pagamento degli affitti, in termini di aiuti, da un lato. E dall'altro, ovviamente, in modo che questa sia estesa a tutti, aziende e non, famiglie e non, quello di cercare di lavorare sul contenimento delle tasse, che come sappiamo in Italia sono purtroppo molto 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 alte. Abbiamo cercato di fare il possibile per quello che può fare un'amministrazione dove da una parte subisce tagli dal governo quasi quotidianamente, e dall'altro ha un margine in termini di tassazione abbastanza limitato, però all'interno di questo limite noi abbiamo cercato di mettere le tasse più basso possibile. Più basso possibile è stata una scelta politica. Lo abbiamo detto questo, l'abbiamo detto in più di un'occasione, per esempio la minoranza del PD in Consiglio Comunale d'Alto Pascio ci ha detto chiaramente che noi stavamo dicendo delle cose non vere. Noi abbiamo portato i dati, abbiamo portato i numeri, abbiamo detto guarda, questo sono veramente
quelle più basse che ci sono in provincia di Lucca, e loro continuavano a dire che non era vero. Un bel giorno escono le notizie provenienti dalla Banca d'Italia con tutti i dati dei comuni della provincia di Lucca, e lì chiaramente, come dire, non ho più sentito nessuno, devo dire la verità, della minoranza, perché in qualche modo davanti a questi dati che davano veramente il comune d'Altopascio come il comune dove si pagano meno tasse, a quel punto dico, beh, forse avevamo detto il vero, come ci succede spesso, ecco, devo dire la verità, per non dire sempre. E questo è quanto. È chiaro che questo obiettivo, in qualche maniera, che abbiamo raggiunto, è un obiettivo che noi intendiamo mantenere e intendiamo portare avanti anche per gli anni a venire, perché indubbiamente credo che sia un modo per aiutare tutte le famiglie, tutte le attività, tutte le aziende del Comune d'Altopascio. Non ultimo, legato all'ultimo provvedimento sulla tassa, sulla TARI, sulla tassa, diciamo così, chiamata della spazzatura, diciamo così, ecco, per far capire, perché con questi nomi, TARI, TASI, TIA, eccetera, uno dice, ma che robè, no? Ecco, a proposito di quello, c'è stata una notizia che è stata diffusa ieri, che il Comune d'Altopascio ha cercato di mitigare un po' gli effetti di questa tassa, perché la TARI ha colpito abbastanza pesantemente, specialmente alcune categorie, più che altro alcune categorie commerciali, che sono viste arrivare aumenti molto molto rilevanti. C'è stata una riunione, no, con i commercianti, l'esito mi sembra che possa essere stato dichiarato positivo, ma quello che forse è più importante è che, almeno per quello che si sa e che si legge, è il primo comune che cerca di portare dei correttivi sostanziali alla TARI, con un taglio per le categorie più colpite del 30%, che è chiaramente un importo rilevante. È importante anche questo, perché dico, noi eravamo coscienti di quello che sarebbe accaduto, in particolar modo per quale attività. Si parla di bar, ristoranti, ortofrutta, fiori, queste sono le categorie principali, in sostanza quelle categorie che la legge individua fra quelle, diciamo così, come maggiori consumatori o maggiori produttori, di rifiuto, cioè quelli che smaltiscono maggiori rifiuti, e di conseguenza la legge dice che devono pagare di più. Abbiamo cercato di mettere le aliquote al minimo, ma nonostante fossero al minimo erano sempre indubbiamente alte, anche perché, diciamo così, prima pagavano poco, e di conseguenza il raffronto fra quello che pagavano prima, che indubbiamente era poco anche rispetto ad altre realtà, con questo aumento è diventato un qualcosa di importante. Siamo, come dire, coscienti di questo. La riunione, beh, è andata bene, ci siamo proposti, abbiamo prima spiegato il perché, e subito dopo abbiamo detto, abbiamo già analizzato il quadro di riferimento è quello della tassa del 2014, dove andremo a rimborsare il 30% e garantendo già una stessa aliquota per quanto riguarda il 2015. Perciò tutto sommato, diciamo così, una pronta risposta a una giusta istanza da parte di queste attività e da parte di questi cittadini. Però qualcuno potrebbe dire, non ci potevate pensare prima, cioè nel senso, quando è stata emessa la tassa nel 2014? Verissimo, le ragioni di bilancio e gli incastri di bilancio a cui siamo soggetti in maniera veramente, credo, ossessiva, perché poi alla fine io sono uno di quelli che dico sempre, è giusto che non si sprechino i soldi, e io purtroppo sono uno di quelli che, come faccio a casa mia quando esco da una stanza, spengo la luce, stessa cosa faccio in comune, dove non pago la bolletta, però è una questione di abitudine. E nel solito modo di comportarmi, come faccio nel privato, non sprecando i soldi, io faccio lo stesso nella pubblica amministrazione. Perciò dico, con questa logica, problemi di bilancio non ci consentivano degli spazi ulteriori. Ricordando che la disposizione di legge dell'applicazione di questa nuova tassa, di questa TARI, era quella che in qualche maniera, rigorosamente,
rigorosamente si doveva coprire il 100% della spesa, cioè quello che il comune spendeva per raccogliere e smaltire i rifiuti, questa spesa doveva essere completamente coperta dai cittadini, cosa che invece non accadeva perché noi, come dicevo prima, forse perché si pagava, non dico poco, ma sicuramente non molto, coprivamo l'82% del costo, assorbendo noi un 18% di tasse all'interno del bilancio e non facendole pagare ai cittadini. Non possiamo più fare questo, dobbiamo coprire il 100%. Nel 2014 c'è stato un problema per l'azione che stiamo facendo ora, non la potevamo fare nel bilancio del 2014, però credo che abbiamo recuperato, come dire, prontamente. Sì, un recupero che è stato apprezzato almeno anche da quel che si legge dalle associazioni di categoria. Allora noi ci fermiamo per questo secondo... Le associazioni ci hanno detto che nelle varie riunioni che hanno fatto nei vari comuni non gli era mai successo di vedere immediatamente una risposta ad un problema come questo. Mi ha fatto piacere. Sì. Sono le soddisfazioni di un amministratore in questo momento. Ci fermiamo per la seconda parte, ci troviamo dopo una breve interruzione pubblicitaria ancora con Due in Diretta. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Terza parte di Due in diretta davvero perché sono le 21.30 esatte, con il sindaco d'Altopascio Maurizio Marchetti. Nelle prime due parti abbiamo trattato delle imminenti elezioni regionali con le critiche di Marchetti al suo schieramento politico. Nella seconda parte invece abbiamo affrontato alcuni temi, diciamo, d'attualità inerenti l'amministrazione comunale d'Altopascio e nel caso specifico il discorso delle tasse, dove Altopascio è risultato il comune della provincia di Lucca che ne fa pagare di meno, e poi il provvedimento riguardante la Tari che ha, diciamo così, riguardato un taglio del 30% per le categorie più penalizzate dagli aumenti previsti dal restringimento, diciamo così, della normativa recente. Cambiamo argomento, ora parliamo di un tema molto sentito a livello di Piana, a livello di tutta la provincia di Lucca e a livello nazionale, quello della sicurezza. Altopascio, vista anche la sua collocazione geografica, è spesso, diciamo così, alla ribalta della cronaca per episodi di microcriminalità. Si è dotata di tante telecamere di sicurezza, fa viaggiare i vigili di notte praticamente sempre, insomma è molto attenta a queste problematiche. Ma tante volte non basta. Sì, non basta. Cioè, allora, intanto voglio dire, il problema dei furti purtroppo è un problema con cui da tutte le parti dobbiamo in qualche modo farci conti, no? Perciò ecco, chi dice ma ad Altopascio, io respingo immediatamente perché credo che ad Altopascio succedano le cose che succedono da altre parti. È chiaro che ovviamente l'ubicazione, la posizione geografica e come è messo Altopascio indubbiamente è un luogo più soggetto. Perché? Perché ad Altopascio si arriva sicuramente bene grazie alle strade comunali o provinciali, si arriva bene attraverso l'autostrada e si riparte altrettanto bene, si arriva bene attraverso la stazione ferroviaria. Perciò dico, è sicuramente un luogo baricentrico, un luogo dove in qualche maniera, ecco, c'è più attenzione. Indubbiamente la presenza di aziende facilita questo, cioè, perché in passato sicuramente
ha provocato del benessere, oggi con la crisi sicuramente un po' meno, ma comunque una situazione positiva ed è soggetta a furti come da altre parti, ma sicuramente soggetta a furti. Che succede? Noi abbiamo cercato da una parte di sollecitare quella che è una maggior sorveglianza del territorio da tutte le forze dell'ordine, però in qualche maniera abbiamo cercato di fare anche qualcosa di più, cioè il rispondere alla cittadinanza esclusivamente con una richiesta ad altri di maggior controlli è una richiesta che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo anche in futuro. Accanto a questo abbiamo detto cerchiamo nei limiti del possibile di metterci del nostro e abbiamo detto ai vigili urbani che in qualche maniera oltre la classica multa forse era il caso o comunque tutti noi chiedevamo qualcosa di più e di diverso e lì ci siamo messi in qualche maniera a mettere i vigili in azione per fronteggiare ove possibile con quelle che possono essere le risorse, con quelle che possono essere ovviamente anche le forze in campo, di fronteggiare un po' la criminalità e ci sono stati, e lo abbiamo ascoltato in TV oppure letto sui giornali, una serie di azioni fatte dai vigili urbani proprio nei confronti di queste situazioni poco piacevoli, dove sono intervenuti e sono riusciti ad arrestare delle persone, a fare delle azioni di un certo tipo. Devo dire la verità, ringrazio i vigili urbani per il lavoro che fanno, insieme a questo noi diciamo che riusciamo a fare anche un servizio notturno, io ovviamente mi guardo intorno e vedo che queste cose per il momento si leggono soltanto per quanto riguarda il Topascio, mi auguro che continuino, ecco, con l'impegno che hanno messo fino adesso. Cambiamo argomento, parliamo di un'altra situazione importante, che è quella della prevenzione idrogeologica, cioè spesso l'amministrazione comunale ha posto l'accento sul fatto di aver investito in questi anni milioni di euro nella prevenzione idrogeologica, sia in collaborazione con i consorzi di bonifica, sia utilizzando fondi regionali, ma soprattutto attingendo a fondi propri. Questo ha determinato il fatto che, almeno facendo tutti gli scongiuri del caso, da almeno 10 anni Alto Pascio non ha avuto più nessun problema anche in caso di piogge abbondanti, situazioni che invece nel circondario hanno creato disagi e qualcosa di più. Quindi diciamo che almeno in questa circostanza una politica di prevenzione come quella attuata da Alto Pascio, dai consorzi di bonifica, da chi ha partecipato a questi progetti preventivi, ha portato dei risultati. Diciamo sono scelte politiche dove a un certo punto, e qui ci rifacciamo, è detto 10 anni fa, sono anche qualcosa in più, no? Perché ormai gli ultimi eventi risalgono al 99-2000, insomma, che poco più di 10 anni fa, dove indubbiamente ci furono dei problemi. Questi problemi erano legati al torrente Pescia di Collodi, dove le varie rotture ha allagato tutta la piana fino ad arrivare a Chiesino Zanese, ecco, per intenderci, quella è stata la parte maggiormente colpita. Niente, da quel momento una scelta delle amministrazioni o delle amministrazioni è stata quella di dire beh, cerchiamo di fare a meno di qualcos'altro e cominciamo ad investire nella sicurezza per quanto riguarda i nostri corsi d'acqua. Non è possibile che ad ogni pioggia, in qualche maniera, ci siano delle persone che sono in apprensione. E lì abbiamo cominciato un percorso, che ormai è un percorso che supera dieci anni, di investimenti nel territorio. Gli investimenti fatti in realizzazione di casse d'espansione, realizzazione di quelle casse che in qualche maniera, quando c'è qualche corso d'acqua che supera il livello di guardia, si provoca una trascimazione naturale e si riempie questo invaso, per poi questo invaso si rivuota gradualmente nel momento in cui si abbassano le acque. E di queste ne abbiamo realizzate più di una in zone strategiche del territorio, proprio in termini di sicurezza. Oltre a questo, lavori importanti come sono adesso ancora in corso sul torrente Pescia di Collodi, perciò una serie di investimenti che sicuramente ci portano, quando nei momenti di piena, nei momenti dove ci sono grandi piogge, dove leggiamo anche qui di grandi problemi,
mi sento chiamare dai giornali, dalle televisioni, mi dicono: che danni avete avuti? E io dico: nessuno, perché ha piovuto? Non me ne sono accorto, nel senso non è successo niente, perciò dico, questo per fare una battuta, ma indubbiamente questi politicamente parlando sono quelle opere, quei lavori che non si vedono, perciò come dire, uno spende milioni di euro per fare questi lavori, sembra poi che alla fine del suo mandato non abbia fatto niente, ma indubbiamente credo che abbia fatto tanto per la serenità di quelle persone che abitano nelle zone circostanti, limitrofe a questi corsi d'acqua, e in qualche maniera, dico, li abbiamo messi sicuramente nelle condizioni di dormire tranquilli e sereni. Certamente, diciamo, un politologo lo potrebbe spiegare molto meglio di me in questa fase, però questi interventi, questi investimenti non portano consensi. Ma non portano consensi, sono quelli che non si vedono. È chiaro che il lampione si vede di più, è chiaro che il marciapiede si vede di più, la strada asfaltata si vede ancora di più, la piazza rifatta, idem. Ecco, queste sono ovviamente, come dicevo prima, quelle opere che secondo me sono necessarie, sono fondamentali, perché non si può, io vabbè, non faccio riferimenti a comuni assolutamente che tutti noi conosciamo, ma non nei momenti di grandi piogge, ma basta che piova e sono nelle difficoltà. Ecco, non è il nostro caso. Cambiamo ancora argomento, un altro, diciamo, fiore all'occhiello dell'amministrazione che spesso si fa, come dire, giustamente forza di un'altra situazione preventiva più che, diciamo, poi definitiva o così di grande visibilità, è quello del fatto che è un comune dove tutte le scuole sono, diciamo così, fuori dal rischio. Sono tutte assolutamente in regola con le normative vigenti. Questo credo sia un mezzo primato, insomma. Ma diciamo questo, allora, io per finire gli ultimi lavori, diciamo così, no? Quando il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, si è insediato, ha detto molto chiaramente, priorità alle scuole. Ogni mercoledì mattina andrò a visitare una scuola, dopo la seconda ne era già venuta a noia e non c'è più andato, no, dopo la seconda, e ha detto scriverò ai sindaci perché mi dicano quelle che sono le necessità nei confronti delle scuole. Faremo una scuola in ogni comune. Io credo che a fare riferimento a Pinocchio non lo faccio perché non vorrei che Pinocchio in qualche maniera se ne avesse a male. E dico, abbiamo ricevuto la lettera e abbiamo risposto a Matteo Renzi facendogli presente immediatamente quelle che erano le esigenze delle scuole, per quelle che ci riguardavano, non erano tante. Gli abbiamo detto anche, se non hai soldi, basta che tu tolga gli interventi nelle scuole dal patto di stabilità e i soldi ce li mettiamo da noi. Dopo 3 mesi ci arriva un'altra lettera e a quel punto ci chiede di riportare le cose che avevamo messo nella prima lettera sopra un modellino, uno stampato, no? Riempiendo quello. Bene, e noi lo abbiamo fatto immediatamente, la lettera è arrivata oggi, la risposta è partita il giorno successivo. L'abbiamo fatto, abbiamo riportato su questi modellini quello che riguardava le scuole dovevamo intervenire, sottolineando il fatto e ripetendo che se i soldi non c'erano ce li mettevamo noi, basta che, come ho già detto, fossero tolti dal patto di stabilità. Da quel giorno, finita lì, nessuna risposta. Allora, non si va più il mercoledì nelle scuole perché ormai, come dire, il flash del momento è finito. Quella grande attenzione delle scuole non se ne parla più. Questi soldi che dovevano arrivare, non è arrivato un centesimo, ad oggi siamo ancora lì che aspettiamo così i soldi dello Stato per fare quello che il Presidente del Consiglio ha detto. Purtroppo ad oggi non è successo niente, perciò io cosa devo dire? Riporto quello che è successo, nulla di più. Meno male che, insomma, i commenti li lascio a chi ascolta. Dico, per fortuna, alta pace, le scuole sono la norma, così come anche e meno male da altre parti della nostra provincia. Ci fermiamo per la terza interruzione pubblicitaria, torniamo per l'ultima parte di Due in diretta con il sindaco del Topascio, Maurizio Marchetti.
Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it. Quarta e ultima parte di Due in diretta con il sindaco di Altopascio e il consigliere provinciale Maurizio Marchetti. Abbiamo parlato di elezioni regionali, abbiamo parlato di situazioni che riguardavano la sicurezza di Altopascio e tante altre situazioni amministrative, le tasse più basse, eccetera. In questa quarta parte affrontiamo il tema della cultura e del turismo, insomma, tutte cose che sono all'ordine del giorno attualmente. Altopascio ha da qualche anno ormai recuperato un teatro che era chiuso da tempo, un cinemateatro che sta, diciamo, proponendo, così come tanti altri teatri della provincia di Lucca, spettacoli di qualità in una collaborazione quest'anno con la Fondazione Toscana Spettacolo. Un teatro che ha ritrovato vita, dicevo, dopo tantissimi anni, intitolato a Puccini, perché Puccini, diciamo, di suo pugno autorizzò intorno al 1910, qualcosa di simile, l'utilizzo del suo nome per questo teatro. Sì, niente, indubbiamente un qualcosa in controtendenza, dove nei momenti in cui i teatri vanno in crisi, nel momento in cui i teatri chiudono, Altopascio si apre un teatro, o meglio, loro si recupera, si acquista prima, si ristruttura dopo, e poi in una data sicuramente importante, quella del 9 aprile del 2011, dove lo stesso giorno al mattino abbiamo inaugurato la circonvallazione di Altopascio nella zona sud di Altopascio, e al pomeriggio, in mezzo a una folla di persone, si inaugurava il teatro. Non credo che sia facile che si possano ripetere giornate di questo tipo. E, beh, direi buoni risultati. Sala cinematografica aperta sempre tutto l'anno e spettacoli di prosa al Teatro Puccini di Altopascio, dove anche quest'anno c'è sicuramente una buona programmazione con 8 spettacoli di prosa più 3 spettacoli per ragazzi. Perciò dico, siamo sicuramente soddisfatti, in aggiunta al fatto che, siccome credo che non dobbiamo perdere di vista il fatto che continuare a fare cultura fa parte indubbiamente di una di quelle azioni importanti dell'amministrazione, che l'amministrazione deve fare, e purtroppo, come dire, in momenti di difficoltà poi quello che si va a tagliare è chiaro che si va a tagliare poi sempre in quelli che sono aspetti, diciamo, dove le necessità sono minori. Cerchiamo di, in questo caso, noi andiamo a fare queste iniziative, queste stagioni teatrali, senza gravare sul bilancio, ma andando interamente a fare queste iniziative, e qui ringrazio gli sponsor che ci coprono completamente questi costi legati al teatro. Una situazione un po' particolare, per esempio, come si legge tutti i giorni, si sente dire del discorso del Teatro del Giglio, no? Istituzione culturale storica, importantissima per Lucca, che però attraverso un momento difficile, forse in anni passati, mi riferisco a tanti anni passati, è stato un po' sovradimensionato l'organico, non so quali saranno stati, oppure qualche produzione lirica che è costata troppo. Resta il fatto che il Teatro del Giglio ora è in pericolo di sopravvivenza, quantomeno una gestione che sia adeguata al nome che Lucca ha sempre avuto nell'ambito culturale, non fosse altro per proprio lo stesso Puccini. Certo, certamente, vabbè, è chiaro che le dimensioni sono diverse, indubbiamente, no? Da quello che può essere il Teatro Puccini di Altopascio a quello che può essere il Teatro del Giglio di Lucca. È evidente che, vabbè, noi siamo partiti subito, una volta inaugurato con la prima stagione, cercando di lavorare in una certa direzione. La direzione è quella di raccogliere tutta una serie di sponsor istituzionali, ma che ringrazio,
ma indubbiamente c'è una serie di sponsorizzazioni private che in qualche maniera non ci hanno fatto mai gravare la spesa sul bilancio. Ecco, io mi auguro di poter continuare anche per il futuro in questi termini, perché indubbiamente riusciamo a fare le cose e in qualche modo, come dire, non c'è il problema di fare i conti col bilancio comunale. Maurizio Marchetti, oltre che sindaco e presidente e consigliere provinciale, è anche presidente dell'Associazione Città del Pane, un organismo che racchiude tanti comuni nei quali si produce pane di qualità, e attraverso questa associazione ha avuto, diciamo, anche la soddisfazione di stringere la mano al Papa, di potergli donare del pane di Alto Pascio e di altre produzioni, però anche quello di organizzare eventi, cercare di caratterizzare dal punto di vista gastronomico una ricezione turistica che è difficile, ma che però in certe circostanze, e mi riferisco ad alcune manifestazioni di rilievo come la Città del Pane, eccetera, si riesce a provocare. Non nascondo che è faticoso perché indubbiamente è un'associazione che vive delle semplici quote associative dei vari comuni, perciò non ha grandi risorse, non ha grandi strutture assolutamente, ma cerchiamo all'interno di questo, dico, in questa associazione che di fatto ho inventato ormai oltre 10 anni fa e che raccoglie città da tutta l'Italia e dalle isole, in qualche modo città, comuni che hanno una tipicità di pane. Ci sono realtà importanti, realtà con pani a marchio, pani certificati in qualche modo, con la DOP, con le GP, con il marchio collettivo, che sono poi i marchi, diciamo così, che sono legati al pane. Perciò dico, è un modo per promuovere il prodotto, ma come si dice sempre, questo prodotto è un prodotto legato strettamente al territorio e di conseguenza facendo promozione anche al territorio, dove è sempre difficile, perché indubbiamente non è difficile portare il turismo, portare persone probabilmente a Roma come a Milano o come a Firenze, per dire, comunque citando delle grandi città, ma è abbastanza difficile poi portarlo in altre realtà. Perciò dico, sono anche questi strumenti per catalizzare attenzioni, ed è un'attenzione legata a qualcosa che si mangia, a un prodotto della terra, un prodotto che in qualche maniera ogni giorno è sulle nostre tavole. Certamente però questo discorso si riallaccia un po' anche al ruolo di consigliere provinciale. Da anni si discute, si dibatte sulle potenzialità turistiche di Lucca, sempre si fa una critica continua al cosiddetto mordi e fuggi, addirittura in certi casi si è anche scoraggiato l'arrivo di quei pullman di turisti delle crociere, insomma dicendo che Lucca meritava una fruizione turistica diversa. Ecco, vorrei sapere qual è il pensiero di Marchetti, nel senso, dove sono secondo lui le possibilità di sviluppo di una zona così ricca di importanti caratteristiche turistiche. Abbiamo detto prima i Puccini, ma non solo, ma ci sono ci sarebbero molti spunti, diciamo, di interesse di una terra e di una provincia che offre tutto, dalla montagna al mare. Insomma, in teoria tutti dicono che potrebbe essere sfruttata meglio, però poi ogni anno, ogni stagione, si torna sempre a fare i soliti discorsi, i soliti ragionamenti, e i dati di affluenza turistica non si discostano mai da una media che è importante ma che potrebbe essere molto più rilevante. Sì, un territorio tutto sommato completo, dove nel giro di pochi quarti d'ora si arriva al mare, alle montagne, alle bellezze storiche, alle ville, eccetera, eccetera. Perciò dico, un territorio completo. Io sono stato e sono uno fermamente contrario al fatto che si siano in qualche modo eliminate le APT. Io devo dire la verità che le APT, le aziende provinciali del turismo, secondo me erano molto utili. C'è purtroppo in questa Toscana comunista e centralista una fobia a tirare a sé tutte le competenze.
E qui si può parlare dell'acqua, si può parlare della sanità, si può parlare dei rifiuti, si può parlare del turismo. C'è un'unica strategia che in qualche maniera, nel solito modo, la regione toscana è un po' il cappello e l'ombrello di tutta la Toscana, dove da lì si fa tutto. È chiaro che la Toscana promuove la Toscana e questo ha una ricaduta sicuramente positiva per quanto riguarda Firenze, un po' meno per gli altri centri. Perciò dico, io credo che il lavoro che veniva svolto prima dalle APT, anche se qualcuno ad esempio criticava tante volte il modo di promuovere la nostra città perché si andava, o comunque da APT andava in giro anche col birordo per dire, no, o con le salsicce o con qualcosa di simile, no? Ma insieme a questo era un modo forse un po' così, diciamo artigianale, ma non vuol dire che non era proficuo, però attenzione questo, perché poi in qualche maniera risultati alla mano, i numeri sono arrivati. Allora, oggi sicuramente si spazia maggiormente nella filosofia e meno nel birordo, però il problema di fondo è che i risultati non ci sono e non c'è una crescita del turismo se non quella così, quel turismo che arriva quasi in maniera naturale perché niente, ci mettiamo lì a disquisire se il pullman che viene dalla crociera che attracca a Livorno è il caso di portarli a Lucca o no. Io credo che sia opportuno portare a Lucca anche questi, perché poi alla fine è un turismo anche questo, perciò dico, è sicuramente un lavoro che secondo me, a cominciare al comune capoluogo, si deve riappropriare e deve in qualche modo all'interno della propria struttura riorganizzare una sorta di APT all'interno di questa. Perciò dico, per promuovere individualmente una città e un territorio che ha sicuramente bellezze, grandi potenzialità e grande attrattiva per quanto riguarda il turismo. Perciò ecco, questo è un lavoro da fare. Non continuiamo a stare sotto questo ombrello della regione, perché sicuramente non ci porterà nessun risultato. Allora, siamo andati in conclusione, chiaramente il discorso della cabina di regia che è fallita a livello provinciale è un altro tema su cui si potrebbe continuare a parlare, ma siamo veramente in conclusione. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, ringrazio Maurizio Marchetti, sindaco d'Alto Pascio, consigliere provinciale che è stato con noi questa sera. L'appuntamento è alla prossima settimana ancora con Due in diretta. Grazie a tutti, buonasera. Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22. www.telnetsystems.it